Ciao a tutti ragazzi, io sono qui a Shibuya, parliamo ancora di coronavirus, come vedete alle mie spalle c'è la centrale della polizia, vi faccio vedere qual è la situazione a Shibuya. Allora ragazzi, io sto cercando e cercherò di farlo, ma non posso garantirlo perché purtroppo il Giappone è un paese molto chiuso, i giapponesi sono un popolo molto riservato, non amano né apparire né rilasciare dichiarazioni. Sto cercando di andare in un ospedale qui a Shibuya per trovare qualche dottore, qualche medico o qualche infermiere che ci rilasci qualche dichiarazione su questo farmaco e ci provi a dare qualche informazione in più per lottare contro tutta quella gente incredula, per lottare contro tutte quelle persone che stanno cercando di smontare questa cosa perché preferiscono non credere invece che credere, preferiscono cedere invece che lottare. Noi in questo momento abbiamo bisogno di crederci, noi italiani in questo momento abbiamo bisogno di lottare, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di loro, di tutta questa fiducia, abbiamo bisogno di questo farmaco, a prescindere che ne salvi 10, 100, 1000, ogni persona in più in questo momento salvata in Italia è una persona importante, quindi noi abbiamo l'obbligo di fare qualcosa e abbiamo l'obbligo di portare questo farmaco in Italia, abbiamo l'obbligo di obbligare, scusate il gioco di parole, l'Italia, il governo e l'AIFA ad accettare questo farmaco e farcelo importare il prima possibile da chiunque. Grazie.